One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Bentrovati! Quella che raccontiamo oggi è la storia di un film che descrive il delicato rapporto tra un uomo e il suo cane e muove i passi da un fatto realmente accaduto. A raccontarla ci pensa il regista svedese Lasse Hallström, noto per aver diretto pellicole di successo come Chocolat, Le regole della casa del sidro o Buon compleanno Mrs. Grape. Il ruolo del protagonista è di Richard Gere, che è anche produttore del film. Insieme a lui troviamo l'attrice Joan Allen e Jason Alexander, protagonista della storica comedy televisiva Seinfeld. La pellicola è Aciko e la suggeriamo proprio oggi perché è la giornata del suo ricordo. Il film comincia con il racconto di un ragazzino che deve svolgere un tema nel quale gli viene richiesto di raccontare il suo eroe. Lui sceglie di scrivere di suo nonno Parker e del rapporto che lo legava al cane Aci. Il mio eroe è Aciko, un cane. Lo chiamavano Aci, era il cane del mistero, perché nessuno sapeva da dove venisse. E qui comincia la sua storia. Ciao, piccolo, ti sei perso? Un incontro inaspettato. L'ho trovato alla stazione. E l'hai portato a casa per convincermi a tenerlo? Domattina scoprirò chi è il padrone. Diventa... Papà, è bellissimo! Una storia meravigliosa. Il nonno era un professore di musica costretto a fare il pendolare per lavoro. Un giorno Parker trova un cane di razza Akita alla stazione dove approda quotidianamente al termine di ogni giornata. Stabilito che l'animale è senza padrone, decide di portarlo a casa sua e di concerto con la moglie decide di adottarlo. L'animale rivela un'attitudine molto personale, in quanto non si comporta come gli altri cani, però da subito dimostra una simbiosi con il padrone del tutto eccezionale. Non è un caso che l'animale sia solito accompagnare Parker alla stazione ogni mattina quando va a lavorare, per poi tornare alla stazione ad accoglierlo al suo ritorno. Puntualmente e immancabilmente ogni giorno. Abitudine che permane anche quando il destino si mette di mezzo. Non vi raccontiamo l'epilogo di questa storia nel caso non lo conosciate, ma è bene avvertirvi che ci troviamo di fronte a un caso di poesia altissimo. Una storia che vi lascerà preda di emozioni forti, specie se consideriamo che si ispira a un fatto realmente accaduto. Questa è l'occasione che non potete mancare per osservare la messa in scena di un concetto spesso aleatorio come quello della fedeltà. Sentiamo spesso parlare di questa attitudine con varie accezioni e in contesti diversi, ma nel film di cui vi sto raccontando oggi assistiamo alla dimostrazione plastica di cosa sia un legame indissolubile. Aciko è disponibile su Netflix, Chili, Team Vision, Rakuten TV, Google Play Film. Fazzoletti 5 su 5 per una storia che scalda e scioglie i cuori. Buon fine settimana! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera lo scrivo con Mauro De Marco. Ripresa e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.